cast di Bellamà, gli opinionisti della generazione Boomer, gli opinionisti della generazione Z, i concorrenti di oggi, Massimo, sono Francesca Marcheggiani per la generazione Z ed Elettra Valentini per la generazione Boomer. Il gioco è semplice, loro hanno realizzato un reel, un video su di te, sarai tu, attraverso il tuo gusto personale, ma è un gioco, a dare i primi 40 punti di questa sfida. Partiamo con il primo reel. Massimo Lopez nasce nel 1952 ad Ascoli Piceno per poi trasferirsi definitivamente a Roma all'età di 11 anni. Nel 1982 fonda il celebre gruppo teatrale Il Trio assieme ad Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Da qui nacquero moltissimi sketch divertenti che li resero famosi. Pensate che vennero invitati a Domenica Inn e al Tasto Matto, affiancando appunto anche Pippo Franco. Lopez partecipa con Il Trio infatti addirittura a 3 edizioni del Festival di Sanremo. Cosa però non sappiamo di Massimo? Per scoprirlo ho spulciato un pochettino il suo profilo Instagram, quindi vediamolo insieme. Le bestie di frattati, di voi? Un pezzo di frittata. Bene, sì, li besso da frattati. Sì, dov'è? Eccolo, prendi, sta qua. Prego. Questo è il reel molto divertente che ha imbarazzato Lopez di Francesca Marcheggiani, concorrente della generazione Z. Vediamo quello dei boomer rappresentati oggi da Elettra Valentini. Vediamo. Nasceva ad Ascoli Piceno nel 1952. Hai fatto parte del fantastico gruppo Lopez, Solenghi e Marchesini, dove quest'ultima ti ha lasciato un vuoto immenso. La tua vita privata è molto misteriosa. Come doppiatore hai ricevuto molte soddisfazioni, imitando anche la voce di Homer dei Simpson. Le vostre fantastiche gag ci hanno fatto morire da ridere. Due ospiti illustri, Cappuccetto Rosso e il Lupo. Cominciamo prima dal più debole. Ma oggi ti voglio portare indietro nel tempo così. Signori e signori, il cangurotto! Guardate qui questo esemplare unico ma raro, questo sguardo accattivante. Facciamo un ciao, saluta! E che dire, Massimo, continua a farci sorridere così. Ma non ho parole, ma il cangurotto era tuo marito? Sì. No, beh, ha fatto fare il cangurotto al marito la signora Valentini. Non ho parole. Allora, quale dei due reel ti ha divertito, convinto di più? Beh, vabbè, come al solito, penso che lo dicano tutti gli ospiti. Dice, no, non puoi escluderne uno, però bisogna votare da regolamento l'uno e l'altro. Siccome bisogna votare o per l'uno o per l'altro, ciao, io me ne vado. Non è male, tipo Tina Cipollari, no Maria? Io esco. Non si può fare, Massimo. No, guarda, allora, ovviamente... frase che sembra di rito, ma mi hanno divertito entrambi i reel, però c'è un particolare, no, qualche particolare che mi ha fatto molto ridere e sono loro. Di Francesca Marcheggiani, Francesca, ma qual è, sì. Qual è il particolare? C'era una cosa, aspetta. Non lo ricordi? Quando? Mi ha fatto ridere il fatto della canzone a tavola, mi ha fatto ridere il fatto... No, TikToker. C'era qualche cosa di mai visto. La frittata? La frittata sulla barca. Sulla frittata, quello 40 fatto punti ridere. Vengono da soli. La classifica provvisoria restuccia in the sky. Eccoci, allora aggiorniamo la classifica. E 40 punti vanno subito a Francesca della generazione Z, Elettra per adesso dei boomer a zero. Molto bene, visto che sei già là, sì, dall'alto della tua sapienza digitale, che valore aggiunto porti su Lopez oggi pomeriggio? Un pomeriggio, Massimo. Buon pomeriggio a te. E allora io ho anche guardato un po' il suo profilo per cercare social, per cercare di conoscerla meglio. Ma voi non me ne fate mai un pacco di... Mi viene adesso. Di affari loro, no? Purtroppo no. E mi sono anche divertito in realtà, quindi. Però poi ho trovato in realtà un suo messaggio, un suo video messaggio delicato, commovente. Parliamo di gennaio di quest'anno, una grandissima del panorama italiano artistico è venuta a mancare, parlo di Gina Lollobrigida. E lei l'ha voluta omaggiare con un video
per tutti i suoi fan, ma per tutti i fan anche di Gina, ed è talmente bello che ho pensato di proporlo a tutti voi adesso. Vediamolo. Si divertiva tanto Gina Lollobrigida quando Anna la imitava. Ricordo che facevamo Domenica In e lei faceva parte, la Gina Lollobrigida, del cast di Domenica In. Lei diceva sempre ad Anna: mi devi imitare, mi devi imitare. E è un bellissimo ricordo che abbiamo di Gina, a parte per quello che ha rappresentato per tutta l'Italia, ma per tutti gli italiani. Ma noi abbiamo avuto il privilegio di conoscerla bene, di lavorare con lei, di averla come complice quasi, insomma. E quindi adesso me l'immagino su insieme ad Anna, alla quale dirà: fammi un po' la voce, imitami un po' se puoi. L'immagino così. E sono lì tutte e due insieme. A Gina Lollobrigida e ad Anna Marchesini. Sai che Gina, Domenica In, Gina Lollobrigida, Anna Marchesini, molta complicità. A un certo punto si crea una confidenza e Anna dice a Gina, come stai? Bene, ti trovo veramente bene, grazie, ti trovo veramente bene. E poi pensava fosse un capello, una cosa così, tira questo capello e dice: ferma, è una parruccazza nuova. Stupendo questo episodio. Allora, curiosità da parte dei concorrenti opinionisti, Francesca Marcheggiani per Lopez. Sì. Allora, dal 2013, più particolarmente nel luglio del 2013, muore a Colla, appunto, e lei diventa il doppiatore ufficiale di Homer. Volevo chiederti quanto c'è del personaggio di Homer nella tua personalità e soprattutto quanto impegno c'è dietro poi il lavoro, appunto, da doppiatore di Homer. Ma diciamo che... Dove vuoi? Dove? Sei ripreso a 360 gradi. Diciamo che praticamente essere con... con Accolla, Tonino Accolla, noi ci conoscevamo perché siamo nati insieme facendo il primo provino della mia vita. Sia lui che io abbiamo fatto lo stesso provino per il teatro. E lui disse: ah, ci hanno preso al teatro, vedrai che i nostri nomi si sentiranno in futuro. E dice: vabbè, speriamo, dai, così, eccetera. E poi così è stato. E quindi siamo diventati amici. Lui ha fatto il Homer Simpson per tanti anni, poi purtroppo è venuto a mancare. E poi dagli Stati Uniti volevano fare in Italia i provini per il nuovo Homer. E quindi io vengo chiamato, mi presento per fare questo provino, e fra i vari provini, poi mandati questi provini in America hanno deciso che dovessi farlo io. Mi chiesero: devi cercare di non fare l'imitazione di Homer, di Tonino Accolla, ma comunque neanche di staccartene troppo. E queste erano le direttive, le indicazioni. Per cui ho fatto questo provino con questa voce. Ho cominciato a fare così. Questa cosa è andata bene. Ora, il personaggio, non so se è lui che diventa me o se sono io che divento lui, perché a furia di farlo tutti i giorni mi capitano nella vita le stesse cose che capitano a lui, un po' imbranato, ecco, così. E lui lo è, però è anche scaltro sotto certi aspetti. Anche a me piacciono le ciambelle, ma cerco di evitarle. E insomma, ci sono tante cose simili alla fin fine. Allora, Massimo Homer, vieni con me. Dai, vieni con me. Allora, tra poco la curiosità, la domanda di Elettra Valentini, degli opinionisti. Allora, Massimo, una delle tue tante doti, io devo raccontare un episodio meraviglioso. Prima della pandemia abbiamo fatto una cena a casa mia con un cast: Giovanna Ralli, Enrico Lucherini, Lilli Giuffre. Ci siamo talmente divertiti che a un certo punto Massimo ha cantato per tutti noi ed è stata una serata incredibile. Siamo stati dei privilegiati tra i tanti doni che ha a quello del canto, e oggi ha scelto una canzone che stupirà,
perché la scelta musicale è non convenzionale, molto contemporanea. And now, no. No, 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 no. Sarà accompagnato dalla nostra band in Fieri. Tra pochissimo entrerà in studio, tra l'altro, dopo di te. Ma insomma, avete condotto insieme Fantastica Italiana. Ma dai. Eh sì. Ah, che bello. Tra poco. Ma la vedo? Ma la vuoi vedere? Sì. Ah, sì? Sì. Lei, la voglio vedere. Dal vivo? Dal vivo. Vediamo se ci riusciamo tra un blocco e l'altro, ma sarebbe molto interessante vedervi insieme. Dopo la pubblicità canta Massimo Lopez e per la seconda parte del programma arriva Mara Venier. Tra poco! Allora, ci siamo lasciati, era in sospeso la domanda della generazione boomer, Elettra Valentini, che è la concorrente di oggi. Ero un po' curiosa di sapere se avevate un rito scaramantico prima dello spettacolo. Con il trio? Tutti e tre, il trio. Ah, noi abbiamo sempre avuto riti scaramantici e sono andati avanti in tutti i programmi, non solo col trio, ma addirittura, ma pure col trio l'avevamo questo, sì. Però non lo posso rivelare perché... segreto. Non lo posso rivelare, però sono dei giochini fatti con le dita, con le mani... No, 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 non stavo che... No, con le dita, prendendoci le dita, dicendo delle cose, però non si può dire perché io lo continuo a fare con Tullio citando anche Anna. E quindi è una cosa... E quindi è una cosa molto intima. Okay. Ma quando facevamo anche altri programmi con Maurizio Costanzo, anche con lui c'erano riti a non finire, riti a non finire, mani, una sopra l'altra, sempre con le mani, insomma. Bello, e poi grazie. La cosa che, non so se si può dire, la cosa che amava dire Maurizio è ciccia, però non aggiungiamo il resto. Ah no, questo non ciccial, me lo ricordo. Ciccial, non se può dire, non se può dire, non se può dire, non se può dire, state buoni. Allora... C'è qualcuno di voi che vuole intervenire? Stella, prego, prendi un microfono pure, Stella, concorrente Generazione Z. Lei ha fatto uno spot pubblicitario dove interpretava un condannato a morte che poteva fare un'ultima telefonata. Sì. E le volevo chiedere se lei potesse fare un'ultima telefonata, a chi la farebbe? Bella domanda. Bellissima, in effetti. Allora, ancora una telefonata o un'ultima telefonata? Ultima, ultima. A mia mamma. Silverio, prego, Generazione Boomer. Buon pomeriggio, Massimo. La fan più appassionata che lei ha avuto nel tempo credo che sia sua nonna Titina, sì. La quale non era solo appassionata, ma anche molto severa, che sembra che le facesse le pulci ad ogni suo performance, non solo, facesse, ma poi che le pulci, facesse le pulci. Ma tu che ne sai, Silverio? Ma sì, sì, è così, ce lo confermerà. Ma com'è così? Ce lo confermerà. Ma nonna Titina era tenerissima, no, non era non solo, severa. E poi le dava anche il voto alla fine della performance. Quello sì, ma quello che sì. Ne sa? Quello Silverio, sì, che però ne nonna sa? Non era, era anzi, io ero il cocco proprio della nonna, quindi proprio... Ma no. Chi te l'ha detto, Silverio? Però non era... Ho dovuto indagare molto prima. Ma indagare dove? Su internet. Ah, per... ma capirai. Ma dove, dove, dove? Capirai, capirai. Dove girano stupidaggini, no, e fake news. Che però davano i voti, che fossero obiettive sia mia mamma che sì. Mia nonna, sì. Sì. Oggi non si è andato come speravo, quindi... Quindi era, mi metteva il voto, insomma, ma per continuare un po' la tradizione della scuola, quella che amava. Ah, ecco questo. Il repertorio musicale di Massimo Lopez è molto largo, non solamente dal punto di vista televisivo, ma anche privato. Lui canta, gli piace cantare, dà peso a quello che canta perché i testi li interpreta e canta come recita, insomma, dando peso alle cose che dice, che racconta. E mi ha colpito la scelta musicale di oggi, perché è rivolta per lo più alla generazione Z, ragazzi tra i 18 e i 25 anni, perché l'artista che ha scelto è un ragazzo pieno di talento, lo avete visto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo cambiare un po' pelle dal punto di vista musicale, ma le etichette non piacciono a nessuno. Il percorso di Tana Nai sarà un percorso lungo e oggi Massimo Lopez ha scelto di interpretare, accompagnato da Infieri, Tango. Tango. Massimo Lopez dal vivo a Bellamà. Non c'è amore senza una ragazza che pianga,
non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i police, era bello finché ho usato la police. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere se non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello stare così, davanti a te in ginocchio, sotto la scritta neon, sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, è meglio, è meglio, è meglio, non rimani qui. Io tornerò un lunedì, ma non è mai lunedì. Massimo Lopez dal vivo. Grazie. A Bellamà, accompagnato dalla nostra band, Leonardo Candida, Alberto, Riccardo, Lorenzo, detto Lollo. Che bravo che sei, Massimo, mamma mia. Che bella questa canzone, tra l'altro, in Tananai. Io poi cantare queste canzoni in italiano per me è stato molto difficile. Senti, Massimo, ma tra poco sta per entrare in studio, la regina della Domenica della Rai. Ma non solo, e tante cose. Mara, tu hai condiviso... Come no? ...tante esperienze professionali. Prima parlavo, sì, di Fantastica Italiana. Cosa diresti di non convenzionale, di non artificiale, di non già sentito su Mara? Di continuare a essere così com'è. Di continuare a essere se stessa. Perché è la carta vincente. Io la amo davvero, ma come la amano tutti. Non dico qualche cosa di diverso, dico semplicemente che le voglio molto bene e che abbiamo spesso condiviso pranzi e cene, ed è esattamente la Mara che conoscete tutti voi in televisione, ed è così anche fuori. Oggi per me non sarà facile, perché mi lega un sentimento profondo a Mara, e perché è un mondo interiore del resto come il tuo, come quello di tutte le persone che fanno spettacolo, molto più articolato e complesso di quanto fragile, il pubblico sensibile possa pensare. Massimo, io non so come ringraziarti per aver accettato questo invito. Sono un po' di mesi che te l'avevo rivolto, e poi ad un certo punto mi arriva un messaggio vocale in cui mi dice Diaco, ma quando vengo da te? Io non me lo aspettavo. Massimo è impegnatissimo al cinema, a teatro, fa tantissime cose ed è una persona per bene, veramente molto per bene, e lo spettacolo italiano e questa azienda gli deve parecchio. A Bellamà, Massimo Lopez. Prenditi l'applauso. Grazie a tutto il pubblico. Grazie a tutti di qua. Grazie.